Buongiorno a tutti e grazie per l'introduzione. Mi chiamo Gian Lorenzo Sosso, è un piacere essere qui e poter aprire questa mattinata intanto in un evento in presenza che fa anche un po' più emozione del solito dopo qualche mese, qualche anno di eventi davanti a un monitor, quindi è un piacere ancora maggiore. Allo stesso tempo un piacere poter aprire parlando di benessere questa mattinata, una mattinata che starà vedendo anche l'agenda ricca di interventi che toccheranno tutto ciò che può effettivamente impattare su quello che sarà il modello di lavoro del futuro o del presente, perché in realtà poi la transizione è molto veloce e ci sta coinvolgendo tutti. Mi fa molto piacere poter parlare di benessere organizzativo. Lo faccio in qualità di Head of Sales, appunto, responsabile commerciale di Jointly, che è una realtà che dal 2014 accompagna le aziende nel loro percorso di definizione e di messa in pratica di quello che è il concetto di benessere organizzativo. Quindi lavoriamo col team HR allargato per progettare e definire le soluzioni e gli interventi e mettiamo a disposizione quelle che sono le nostre idee e strumenti appunto per impattare la vita dei collaboratori e delle persone, cercando di intercettare effettivamente quelli che sono i loro bisogni. Parliamo di benessere organizzativo, che è qualcosa di cui ovviamente sentiamo parlare e leggiamo nell'accezione magari di corporate well-being ormai da qualche mese, se non da qualche anno. Molte aziende si sono in realtà poi mosse su questo approccio un po' nuovo già da tempo, anche pre-pandemia. Sicuramente i mesi che abbiamo vissuto, gli ultimi mesi vissuti, hanno accelerato tantissimo questa transizione. Da un concetto di welfare più classico, più o meno classico a seconda dell'organizzazione di riferimento, a quello di well-being, appunto. Noi crediamo da sempre fermamente che non sia solo un cambiamento in termini di nomenclatura, ma sia effettivamente una transizione reale a cui le aziende devono tendere per poter creare i luoghi in cui le persone vogliono davvero rimanere prima che andare quando cercano, diciamo, un cambio lavorativo. Come ne parliamo oggi? Smetto di cambiare slide ogni 3 secondi, ma partiamo da qualche dato, quindi vi racconto qualcosa che sicuramente avrete già avuto modo di leggere o di sentire in questi mesi e cerco di darvi un po' il nostro punto di vista, il nostro modello di riferimento per entrare un po' nel concreto e per accompagnare questa transizione, per essere anche pratici in come poterlo fare in maniera rapida ed efficace. Ho voluto prendere un dato perché ovviamente poi tutto questo l'abbiamo vissuto tutti noi, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, quindi la percezione probabilmente è simile, ma leggerlo soprattutto in un momento in cui usciamo, si spera definitivamente anche a tendere dall'emergenza sanitaria, serve sicuramente per far rimanere ben chiare quelle che sono le priorità delle organizzazioni. Questo è un dato, di una ricerca di fine anno scorso dell'Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, che rilevava una diminuzione del 10% nel livello di engagement delle persone, quindi il coinvolgimento verso l'organizzazione, su cui ovviamente hanno impattato molte variabili, soprattutto in questi 2 anni, anche molto differenti. Abbiamo voluto citarne un paio a fianco da un nostro invece osservatorio un po' più piccolo, che è quello dello sportello psicologico che abbiamo attivato per una decina e oltre di aziende in questi mesi. Quindi quelli sono sicuramente un paio di elementi che hanno contribuito, quindi tutto ciò che ha a che fare con la conciliazione, con lo stress e anche con l'isolamento percepito. Probabilmente ci sono anche altri fattori che hanno portato a quella diminuzione. Diminuzione che però non è solo un dato statico che leggiamo, ma è qualcosa che impatta tantissimo su quello che stiamo vedendo invece le ultime settimane. Non so se parlare di Great Resignation, perché appunto il nostro contesto forse è molto diverso da quello statunitense e americano, ma sicuramente c'è un grande turnover. Questo anche dalle bacheche di LinkedIn direi che in queste settimane è abbastanza lampante. E quindi la centralità del benessere organizzativo, ragionare in ottica di creare dei posti in cui le persone effettivamente vogliono in primis, lo dicevo prima, restare, ma anche andare al momento in cui si guardano intorno. L'altro panel di dati che vi riporto invece l'abbiamo recuperato da un osservatorio sempre nostro interno insieme all'Università Cattolica di 50.000 dipendenti che monitoriamo dal 2015 attraverso strumenti di survey frequenti nel tempo, e che ci raccontano un po' di più l'altra parte diciamo, l'altra faccia della luna, ovvero che cosa chiedono le persone. E anche qui non ve lo devo raccontare io perché lo viviamo quotidianamente. 3 su 4 dei collaboratori ritiene che il benessere professionale e quello personale sono ovviamente collegati, interrelati. E quindi chiedono sempre di più, e questi 2 anni hanno portato a questo, chiedono esplicitamente alle aziende di creare i contesti adeguati affinché si possano sentire ascoltati in primis
e possano trovare anche delle risposte ai propri bisogni per essere più produttivi, più efficaci e per vivere il lavoro in maniera meno isolata e stressante. Ho voluto sottolineare anche l'ultimo dato che si parla con quello di prima, ma che ci aiuta nel capire che cosa, che le persone, i collaboratori ritengono che gli strumenti di welfare aziendale, nella sua accezione più ampia, possano essere effettivamente degli strumenti efficaci e utili per migliorare le condizioni di lavoro e anche le condizioni di vita, considerando questi due ambiti molto collegati. Ma qual è il modello di welfare che può rispondere a questo bisogno emergente? Non credo di avere la risposta, diciamo, completa alla domanda. Sicuramente abbiamo fatto delle ipotesi e proponiamo la nostra visione. Pensiamo che il welfare in questa situazione possa avere quindi un ruolo strategico, effettivamente, per poter appunto creare quei contesti del futuro su cui stiamo ragionando. Pensiamo che ci siano due elementi principali che possano guidare le aziende e aiutare le aziende però nel farlo. Il primo è ripensare il sistema di offerta di intervento, quindi non solo aiuti economici, se possiamo semplificarlo in questo modo qua, la maggior parte delle aziende in realtà ha già un'offerta molto più ampia, ma sempre più la tendenza è quella di fare un passo in avanti, quindi non disintermediarsi rispetto ai collaboratori mettendo a disposizione degli strumenti, ma selezionando quelli che sono i bisogni maggiormente sentiti e mettendo in pratica delle azioni concrete. Crediamo che si debba lavorare su almeno queste cinque dimensioni, che per noi appunto compongono il sistema del benessere organizzativo, dal mondo della work-life integration e quindi il tema della conciliazione, il benessere psicofisico che in questi 2 anni ha avuto per fortuna o per sfortuna comunque un'ondata di risposta molto forte da parte delle aziende, tutto ciò che ha a fare con la socialità e con la relazione. Le competenze professionali e personali hard e soft e la protezione del benessere economico, che fanno ovviamente parte anche di questo elemento e di cui ad esempio i piani classici di flexible benefit possono rappresentare un esempio concreto. Oltre al ripensamento di un sistema di offerta, riteniamo che appunto, essendo il welfare aziendale un asset strategico, debba essere trattato come tale. Che cosa significa? Significa che serve darsi degli obiettivi, allocare delle risorse, darsi dei tempi e monitorare quello che si fa in maniera paritetica, diciamo, alla strategia aziendale, alla strategia che l'azienda adotta. Come lo possiamo fare? Abbiamo provato anche qui a disegnare un framework, un percorso all'interno del quale muoversi per fare questa transizione nel modo più efficace possibile, attraverso cinque dimensioni. La prima è appunto la coerenza strategica che deve esserci tra la strategia di well-being che l'organizzazione disegna e quella dell'azienda, a livello di organizzazione, a livello di governance, a livello di risorse che vengono allocate e che devono essere in linea con gli obiettivi che ci diamo. La seconda è l'ascolto e la raccolta dei bisogni, un ascolto che viene spesso fatto, lo rileviamo anche nelle organizzazioni con cui lavoriamo, ma spesso viene ancora fatto in maniera poco frequente, e soprattutto con sistemi molto formali e meno informali, che invece permettono di avere un monitoraggio di quello che si fa molto più rapido e molto più trasparente, anche se vogliamo in alcune situazioni. Il sistema di offerta, quindi l'ho accennato prima, che deve essere lavorato in termini di copertura, quindi lavorare su tutte quelle cinque dimensioni che vedevamo prima, ma anche in termini di risorse, anche in questo caso. È necessario allocare specifiche risorse che siano in grado di rispondere agli obiettivi che l'azienda si dà su quelle cinque dimensioni. La comunicazione e l'engagement, adesso vi farò qualche riferimento in chiusura, è l'ambito di cui forse si parla di più, anche negli ultimi anni, facciamo tanto, le aziende ci dicono, ma il ritorno che abbiamo, la percezione è sempre che manchi qualcosa, sempre che non riusciamo a essere efficaci. Lo vediamo anche noi, le aziende stanno iniziando a lavorare molto di più su questa leva che per noi è fondamentale per impattare anche in maniera diretta e un po' più veloce su quel dato che vedevamo all'inizio. Quindi come lavoro sull'engagement, intanto cercando di ricostruire un legame molto forte, che passa anche e soprattutto attraverso la comunicazione efficace. E in ultimo, ma solo in ordine di elenco, il monitoraggio dell'impatto, che per noi significa avere degli strumenti fin da subito che accompagnano l'introduzione di iniziative che possano monitorare l'output e l'outcome, quindi effettivamente riuscire su tutti gli stakeholder coinvolti, su tutte le persone che vengono impattate, nel caso delle iniziative a supporto dei genitori e anche la famiglia ovviamente del collaboratore che viene impattata positivamente e che siano in grado di raccogliere questo feedback e appunto che ci permetta di riorientare la rotta nel momento in cui ci rendiamo conto che non siamo efficaci.
È un percorso, appunto, e visto così sembra anche facile, la difficoltà è quella di muoversi su tutte e cinque le dimensioni in maniera più o meno omogenea e appunto è coordinata, che è la vera sfida che noi vediamo nei prossimi mesi per le organizzazioni. Dove siamo oggi? Qual è un po' la fotografia di quello che abbiamo raccolto e evidenziato su circa 100 aziende con cui abbiamo iniziato a fare questo percorso? Dove siamo? È una transizione iniziata a tutti gli effetti, come accennavo prima, qualcuno si è mosso, si muoveva assolutamente anche prima dell'emergenza pandemica. Sicuramente c'è ancora tanto un percorso lungo da fare, non entro in tutti i numeri, ve ne ho già dati tanti, mi soffermo su un paio. La leva dell'ascolto, il 60% e anche più delle organizzazioni rileva di diciamo programmare l'offerta di well-being in maniera top down, nonostante abbia dei sistemi di ascolto interni all'azienda, ma poi nel pratico, per priorità, per altri motivi, diciamo che quello che recepisce non è ciò che guida la definizione dell'offerta. L'ambito di comunicazione che sottolineavo prima, fondamentale, abbiamo voluto sottolineare questi dati. Un'azienda su 10 ha definito un brand per la propria offerta di well-being. Che cosa vuol dire? Non è solo ovviamente il brand o il logo, ma vuol dire che inizia a trattare la proposizione ai propri collaboratori come al pari della proposizione che ha magari verso i propri consumatori. E questo si porta dietro la definizione del brand, ma ovviamente un approccio di comunicazione integrato, multi touch point sui canali social, cosa che vediamo che è ancora molto poco utilizzata in questo momento. Ci tengo a sottolineare anche il dato relativo agli ambassador. Che cosa intendiamo quando parliamo di ambassador? Parliamo di uno strumento secondo noi molto efficace, soprattutto nelle organizzazioni medio-grandi, che è quello di coinvolgere, selezionare e stimolare i colleghi a farsi appunto da ambassador, da portavoce della proposizione dell'azienda, sempre per tornare a quel canale informale, a quegli strumenti informali di cui accennavo prima, che sono quelli sempre alla fine più efficaci per poter recepire anche un po' lo stato d'animo e la percezione reale delle persone. 2 su 10 sono le aziende che stanno introducendo questo tipo di attività, pensiamo che possa essere assolutamente uno strumento efficace. In ultimo, e vado a concludere, l'impatto. Anche di questo si parla molto e se ne parla sempre di più in questo periodo dove anche il trend della sostenibilità sta avendo ovviamente un focus molto molto forte. Pensiamo che appunto ragionare in questi termini, quindi monitorare l'impatto e rendicontare l'impatto delle iniziative, possa essere un modo per avere un approccio sempre più olistico e quindi anche collegare sempre di più la strategia di well-being agli obiettivi di sostenibilità che l'azienda si dà. Per fare un esempio molto pratico, si parla tanto adesso di certificazioni di parità di genere, che probabilmente sarà attiva a partire da settembre, dalla fine dell'anno. Quello per noi è uno degli esempi più concreti di come si possano parlare obiettivi di engagement e benessere organizzativo e obiettivi di sostenibilità, avendo un ritorno anche molto concreto da parte dell'azienda rispetto alle iniziative che mette a disposizione delle proprie persone per conciliare i carichi di cura e diciamo il confine vita-lavoro. E pensiamo che appunto in generale l'approccio olistico e quindi ragionare in maniera integrata, dove spesso appunto ci sono funzioni diverse, referenti diverse, obiettivi diversi, sia forse insieme all'approccio strategico la sfida più grande che le aziende devono provare a superare. Quindi ragionare in maniera più ampia possibile, cercando di far parlare quelli che per motivi diversi appunto sono stati obiettivi fino ad oggi molto molto distanti o comunque che si cercava di raggiungere con strumenti diversi. Io mi fermo, spero di avervi dato almeno qualche spunto interessante per la prosecuzione della giornata e lascio la parola ai prossimi interventi, ai prossimi speaker. Grazie mille per l'attenzione.